Ci siamo messi comodi, seduti in poltrona, perché è il momento del cinema. E quando si dice cinema di buon mattino, non possiamo far altro che dire Ornella Sgroi, buongiorno! Buongiorno Antonella, buongiorno Giacomo! Buongiorno a te, ben trovata Ornella. Con te appunto facciamo sempre viaggi che ci portano nel cinema, anche nell'attualità, come in questi casi, perché quest'oggi non possiamo non cominciare con te ricordando Gina Lollobrigida, scomparsa proprio qualche giorno fa e di cui si sono celebrati i funerali. Sì, è una grande perdita per il cinema italiano, ma in realtà per il cinema internazionale. Gina Lollobrigida è stata una grandissima diva cui è legato proprio il cinema straordinario di un'epoca che ha scritto la storia del cinema nel mondo. La vediamo qui in questa foto in bianco e nero, stupenda davvero, accanto a Vittorio De Sica, la sua bellezza, i suoi occhi ammalianti, Rock Hudson, con cui fece questo film incredibile, Torna a settembre, insieme a Sandra Dee, ma soprattutto appunto Vittorio De Sica, che ha rappresentato il grande lancio di Gina Lollobrigida e poi un po' la sua identificazione, perché proprio grazie ai due film di Comencini, la bersagliera, la grande Lollo, Gina Lollobrigida, si è davvero stagliata nell'immaginario di tutti noi spettatori nel mondo come la bellissima, incredibile, vivacissima bersagliera. Ornella, questo ci porta a un'attrice straordinaria italiana che però è riuscita a fare fortuna anche ad Hollywood e soprattutto un qualcuno che per noi donne in generale, ha rappresentato non solo un ideale di bellezza, ma anche di tenacia, di forza di volontà. Quella bersagliera che, come dici tu, le è valso tanto successo, in realtà l'ha portata anche nella sua vita di combattente. Sì, guarda, aveva proprio questa vivacità, questa verve che poi era tutta racchiusa nei suoi occhi, nel suo sguardo e in molti dei personaggi che ha interpretato, tra tutti appunto la bersagliera in Pane, Amore e Fantasia e Pane, Amore e Gelosia, dove in qualche modo interpreta davvero quella vivacità allegra, briosa, dirompente e cocciutissima, testardissima, forse appunto quella testardaggine l'ha accompagnata nella sua vita e gli ha permesso di arrivare a 95 anni superando sfide anche importanti, ma soprattutto scrivendo la storia di una carriera che l'ha davvero immortalata. Legata, nasce un po' con il cinema neorealista, penso ai film con Pietro Germi, con Carlo Lizzani, ma appunto torno sempre inevitabilmente al lavoro con Vittorio De Sica, con il quale riscrivono un po' anche la pagina del cinema italiano con questa commedia che nasce un po' sulle ceneri, ma non è neanche esatto, però nasce un po' sull'humus, ecco, del cinema neorealista italiano, che viene però riletto, riscritto in chiave di commedia. Commedia brillante, quella meravigliosa commedia all'italiana, che partendo proprio dalla storia della gente e dalla storia della gente anche più umile, racconta molto del nostro paese e di quei caratteri che tanto hanno identificato quell'arco temporale della storia italiana pre-boom, che si prepara nell'immediato dopoguerra poi a lanciarsi nella rinascita economica e edilizia che appunto il cinema poi ha raccontato molto bene. Queste foto sono esemplificative di quello che ci raccontavi di Gina Lollobrigida, una diva dai cui occhi traspariva tutto. E allora, di diva in diva, oggi vogliamo continuare il viaggio nella storia del cinema e pensare a un'altra diva intramontabile, con uno sguardo, con degli occhi che raccontavano tutto quanto. Si tratta naturalmente di Audrey Hepburn. Oggi ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa, vogliamo conoscerla attraverso i suoi film. Vediamoci subito Vacanze romane, 1953. Scusi, a te.
aspetta, fermate! Fatemi salire! Guiderò io! Guarda qui che macello! Tutti dico gommeri miei! Sono rovinato! Ornella, da Vacanze Romane Audrey Hepburn riceve il suo primo e unico Oscar, però in realtà in questa scena nello specifico vediamo veramente tutto l'insieme di Audrey Hepburn, dalla simpatia alla bellezza, una Roma anche per noi che ci abitiamo talvolta sconosciuta. Devo dire che è bella questa combinazione, un po' questo abbinamento tra Gina Lollobrigida e Audrey Hepburn, perché in fondo queste due grandissime dive condividono proprio quello sguardo e quegli occhi così ammalianti nella loro vivacità, e nel caso di Audrey Hepburn anche un po' quello sguardo vivace ma anche leggermente ingenuo, i famosi occhi da cerviatta di Audrey Hepburn. Vacanze Romane è il film che lancia questa grandissima attrice nel mondo, lancia la carriera di un'attrice che poi è diventata anche una meravigliosa icona di stile ed eleganza, e in quella scena in particolare che avete mandato in onda c'è un po' anche l'essenza di Vacanze Romane, il desiderio di questa principessa di lanciarsi alla scoperta di un mondo immerso tra la gente, nel traffico cittadino, lasciando le stanze del palazzo proprio per conoscere la libertà. E questo rappresenta molto anche lo spirito e l'identità di Audrey Hepburn, perché in questo film Vacanze Romane interpreta sì una principessa, ma in chiave assolutamente rivoluzionaria, una principessa che sceglie di rompere tutte le regole del palazzo e di andare a scoprire il mondo. La cosa curiosa è che poi Vacanze Romane l'ha interpretato, ma Audrey Hepburn nella sua vita arriverà veramente a Roma e vivrà veramente Roma in maniera diversa da quello che si può aspettare una persona da una diva. Noi ce ne andiamo in pubblicità e fra poco, se non avete fatto colazione, vi portiamo a fare colazione da Tiffany. Stiamo vedendo dalla parte di là dello studio Marco, il maestro ceramista Marco Dell'Erma, che sta ultimando l'acqua santiera, tra poco andremo da lui, mentre collegata con noi Ornella Sgroi, con lei stiamo facendo un viaggio bellissimo nel mondo del cinema partendo da una grande artista che è Audrey Hepburn. Se prima siamo stati a Roma, nei vicoli di Roma per Vacanze Romane, adesso mettetevi comodi, preparate la vostra colazione perché vi portiamo da Tiffany. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. Ornella, vai tu, perché sai che io sono di parte su questo film perché mi piace tantissimo. Credo che siamo di parte tutti e tre su Colazione da Tiffany. Assolutamente.
Esatto, ma come non essere di parte? È l'incanto più assoluto del cinema. Il cinema di Blake Edwards è davvero forse tra i più belli, la commedia sofisticata e romantica che ci manca anche molto. E in particolar modo Colazione da Tiffany ne è l'emblema, con una Audrey Hepburn particolarmente in stato di grazia, perché comunque la parola grazia è forse la più adeguata per descrivere anche la capacità attoriale di una donna che portava sempre grande umanità, grande sensibilità e grande dolcezza nei suoi personaggi, anche quando erano personaggi complessi, complicati, profondamente inquieti, come la Holly di Colazione da Tiffany, che è veramente un personaggio tratteggiato, scritto con una maestria davvero notevole, e incarnato poi da Audrey Hepburn, che davvero rende Holly una donna viva in carne e ossa, ancora una volta emblema di quella straordinarietà anche nel racconto dell'immagine femminile, che un po' negli anni 60 andava controcorrente, ben più di un po', perché nell'immaginario cinematografico la donna era ancora raccontata spesso in maniera più stereotipata. Ecco, Audrey Hepburn ha cambiato il modo di raccontare la donna al cinema, abbattendo molti stereotipi e portando prol'inquietudine, il desiderio di libertà assoluta nei suoi film. E Colazione da Tiffany ne è l'emblema, con quel gatto meraviglioso al quale Holly si rifiuta anche di dare un nome per evitare di creare un legame affettivo con questa meravigliosa creatura. Ornella, prima di passare poi a Audrey come icona di stile, facciamo anche una battuta sulla immagine proprio che abbiamo scelto, cioè sul tratto del film, sulla scena del film che abbiamo scelto, perché potevamo scegliere quella classica, prima di arrivare a questa foto, ci arriveremo tra un attimo, potevamo scegliere la scena classica davanti alla vetrina di Tiffany col tubino nero, con la sigaretta e tutto quanto. Abbiamo scelto una scena invece in cui si sente cantare e si vede proprio tutta quella malinconia di cui ci parlavi. Sì, tra l'altro aveva una bellissima voce, non sono mancati appunto i film musicali cantati nella carriera di Audrey Hepburn, e in questa Moon River, che veramente coccola il cuore, permettetemi di dirlo, lei acqua e sapone in jeans, camicia, quasi con un trucco inesistente, incarna proprio quell'abbandono alle emozioni che poi per tutto il resto del film invece rincorre, e quello scambio di sguardo con il suo vicino di casa che la guarda racchiude davvero forse uno dei momenti più poetici, più dolci della storia del cinema, e in qualche modo è anche legato a quell'icona di stile di Audrey Hepburn, quell'eleganza straordinaria scritta anche in quel suo modo casual di vestire, che abbiamo visto anche in Vacanze Romane, il fazzoletto al collo, la gonna larga, oppure i jeans alla caviglia e le mitiche ballerine che diventano parte di quello stile di cui Audrey Hepburn è poi stata icona. Se riusciva a essere ricca di stile, icona di stile, anche in un abbigliata molto semplice come l'abbiamo vista in Colazione da Tiffany, recuperiamo la foto che abbiamo visto poco fa, ed è una foto di cui vi vogliamo parlare. È una foto che la rappresenta, tratta dalla versione cinematografica del musical, eccola qua, My Fair Lady del 64. È una foto di Cecil Beaton, un'immagine che usiamo su concessione di un progetto, Una Foto, Una Storia, un nuovo podcast di Contrasto e Storie Libere FM dedicato alla storia della fotografia, raccontata da Alessandra Mauro. Ed è un'immagine di Audrey Hepburn, diciamo, al pieno della sua, del suo essere attrice e del suo anche vestire i panni. Sì, tra l'altro My Fair Lady prese proprio l'Oscar
Oscar per i costumi e le scenografie, e quello è il costume più identificativo del film, tratto appunto dal musical, come ricordavi tu, Giacomo. E la vedete la postura, l'eleganza, il fisico davvero regale, il portamento. Ecco, questa è Audrey Hepburn, che appunto diventa icona di stile, dal tubino nero di colazione da Tiffany ai grandi cappelli meravigliosi che sfoggiava in quel film, ma anche qui in My Fair Lady, le ballerine, appunto un'eleganza che è molto aristocratica, è molto raffinata, ma è anche estremamente quotidiana, perché così amava essere Audrey Hepburn, un'icona di stile non soltanto sulle scene, sul grande schermo, nei grandi eventi legati alla sua celebrità, ma anche proprio nella sua quotidianità, nella sua vita di tutti i giorni, con quelle ballerine comode di cui aveva una collezione forse infinita di colori, forme, tipologie. E tra l'altro appunto lei è un'icona di stile anche per quanto riguarda il garbo, che è un altro elemento fondamentale dell'eleganza, che per lei era davvero un elemento imprescindibile, e si consacra in tutti i suoi film. Tra l'altro, Ornella, anche per il garbo che tu hai sempre con noi, ci porti veramente con la parola più giusta, è garbo, all'interno dei grandi, grazie, capolavori del cinema. Buona giornata, Ornella Sgroi.